Ricordati, Pinkie Pie, devi usarlo solo se vedi qualcosa di sospetto, capito? Tutto chiaro! Se vedo qualcosa di sospetto! Cosa stai facendo? Bene, dividiamoci adesso. Ognuno di noi controllerà una zona. Chiunque o qualunque cosa stia distruggendo le mie mele deve essere qui intorno, da qualche parte. È chiaro che non c'è alcun motivo di allarmarsi per quella figura indistinta lassù. Oh, forse c'è. Vado a vedere cosa combina Rainbow Dash. Oh, che c'è lì? Ehi, rispondi o te ne pentirai. Va bene, te la sei andata a cercare. Prendi questo. Applejack, che succede? Sospetto! Ehi, Fluttershy! Yuhu! Fluttershy! Quella non è Fluttershy! Scendere subito da lì! Su, fa la brava, tesoro! Ti prego, vieni giù! Ora smettila di comportarti da pipistrello! Ehi, Fluttershy, guardami, sono io, Rainbow Dash! Perché non ci dai un taglio con questa sceneggiata e vieni giù, eh? No! Oh! Forse è meglio che scenda quando si sente pronta! Flutterstrello, l'attacco! Si salvi chi può! Vuoi calmarti? Guarda, è tornata sul suo rametto. Sta solo prendendo tempo. Al momento opportuno ci attaccherà. Smettila, dai. I pipistrelli non divorano i pony. E neanche i fruttapistrelli. Certo, ma magari i pony vampiro mangiano altri pony. Meglio evitare qualunque rischio. Come è potuto succedere una cosa del genere? È incredibile. Io credo che sia stata colpa nostra. Come colpa nostra? Perché dici così, scusa? Fluttershy che usa il suo sguardo. L'incantesimo avrebbe dovuto colpire i pipistrelli in questo modo, ma a quanto pare l'effetto è rimbalzato. Ha catturato il desiderio verso le mele dei fruttapistrelli vampiro e poi l'ha trasferito sulla nostra Fluttershy. Forza, invertiamo l'incantesimo e aggiustiamo tutto.